Buonasera a tutti, mi dispiace di fare questi video. Scusate, ho fatto un casino. Sempre in queste posizioni così, ma sto cercando di risolvere il problema informatico. Settimana prossima finalmente andrò a comprarmi un netbook, a un Acer Aspire. Adesso sono con degli accrocchi che non vi dico, mi sono fatta prestare il computer da mio fratello mentre si cuoce la polenta, perché stiamo facendo la polenta, ho fatto per cena la carne alla pizzaiola e la polenta però quella bergamasca originale bramata che richiede 40 minuti di cottura, quindi ho approfittato di quello, nel frattempo mi sono lavato i capelli e intanto che cuoce la polenta mi ha prestato gentilmente il PC. Allora, piccolo video di aggiornamento, un vlog diciamo fondamentalmente. Oggi volevo parlare un po' dell'ipocrisia. Ho messo un link che vi metterò qua sotto alla mia pagina di Facebook del film Come tu mi vuoi, di cui farò una specie di recensione perché a parte che mi rappresenta molto per quanto riguarda quello che mi è successo nella vita. Non so se l'avete visto il film con Vaporidis e la Capotondi, dove lei all'inizio è brutta e pensa sempre a studiare tutto, poi incontra Vaporidis che è uno che praticamente si gode la vita, non pensa a niente di serio e si innamora e quindi cambia, e cambia però come vuole lui. E questo film, praticamente in questo film c'è un pezzo in cui, che potrete vedere nel link sotto, se non siete iscritti alla mia pagina Facebook, vi potete aggiungere tranquillamente. E praticamente quando lei cambia, si accorge di tutte le persone che prima la scartavano e dice all'improvviso tutti ti vogliono, anche quelli che prima ti guardavano come se avessi la lebbra, quello che conta non è, quello che conta dentro non è niente, quello che hai da dire non interessa a nessuno. Forse è un po' estremista questo concetto, però purtroppo ho sperimentato sulla mia pelle che per una buona percentuale è esattamente così. E niente, poi vabbè, vi farò una recensione di questo film. Perché voglio cominciare un po' a recensirvi i miei libri preferiti, i miei film preferiti, appena riesco a rimettermi in sesto con i computer, anche perché ho bisogno di questa valvola di sfogo. Ho passato una settimana pesantissima, sia dal punto di vista del lavoro, sia dal punto di vista emotivo soprattutto, e non sono stata neanche bene. Oggi ho fatto infatti dell'analisi in ospedale, così volanti, giusto un emocromo e c'è qualche valore che un pochino da mettere a posto. E, mentre ieri ho fatto il tubo digerente per controllare la tasca gastrica, lunedì mi danno il referto, però mi hanno detto già dalle lastre che è tutto a posto. E questa qua sarà una settimana di check-up perché l'11 vado su a fare i controlli, quindi devo portare tutti i referti per i controlli. Vabbè, a parte questa cosa che penso che non interessa a nessuno, cerco di pulire l'obiettivo, ma con risultati peggiori del. Io mi sono ridotta ad avere un abat-jour verde che ci terrei a far vedere perché continua a rompere le lampadine. Ma questo merita di essere visto. Aspettate, se no mi cade. Cioè, ho rotto tre lampadine in 3 giorni. Allora, questa è la mia abat-jour, che è che si accende a intermittenza, bella verde. Fa anche dei rumori tipo scoppietti, la lasciamo accesa, va, che questo bel effetto. Aspettate che l'effetto scoppietti mi piace, oh, questo bel effetto molto. Cos'è successo? Giuse! Sentono dei rumori da di là. Mi scuso per la mise, qua passiamo da tutacce a pigiamacci, però raga, sto mettendo a posto tutta casa.
in maniera proprio certosina, pezzo per pezzo, è un disastro, nel senso che comunque la roba è tantissima. Ho comprato due librerie di quelle in kit, però domani ne vado a comprare un'altra perché sono molto comode, 29 euro l'una, e ci schiaffo dentro tutti i miei libri, perché io ho i libri della mia vecchia facoltà, della laurea precedente, tutti i libri di medicina, più tutti i libri che leggo perché ho la passione di leggere. E quindi non so più dove mettere le cose, CD, DVD. Sto cercando di dare un ordine. Eccola. Aia! Stavo dicendo una parolaccia. Ma tu perché sei così stronza? Me lo spieghi? Ok. La lampada verde effetto obitorio, se l'ho spenta. Niente, poi volevo fare il video tag, cosa c'è nel mio frigo? Mi ha preso ispirazione e cosa c'è nella mia borsa. E devo aspettare di avere il computer per farli. E che cacchio. Mi piace l'effetto. Ok, abbiamo le luci psichedeliche tipo di. Devo dire che manca anche il sincrono della voce. Sarà un video fantastico con quest'aura così da morte. Vabbè, sorvoliamo. Un altro video che voglio fare a breve è un video serissimo sulla PSP, perché ho preso delle decisioni drastiche sul progetto smaltimento prodotti, ma ve ne parlerò in un video a parte. Volevo dirvi che ho prorogato il giveaway della Lush, perché andrò alla Lush di Orio Center la settimana che salgo a Bergamo, quindi il 9 di marzo. Quindi comunque lo lascio aperto, di modo che comunque possano partecipare più persone. Quando vado prendo i premi, prendo le cose che servono anche a me. Poco, perché siamo in fase di PSP. Anche se sto smaltendo proprio tutte le cose della Lush, mi sono rimasti dei micro pezzettini di sapone che vi farò vedere. Allora, per il resto procede tutto bene. Ti fa per dire, perché sto in un periodo proprio mentale allucinante. Non voglio approfondire perché comunque dovrei invadere la privacy di altre persone coinvolte nella situazione, però diciamo che ho i nervi a fior di pelle. Allora, questo era il mio precedente telefonino della TIM, pagato 19 euro, che mi ha praticamente quasi abbandonato, praticamente non invia più i messaggi. Ieri ho attivato una SIM Postemobile, perché ho aperto il conto in posta, e siccome era praticamente andato, oggi sono andata allo Shan e mi sono comprata questo con una trentina di euro, che veramente è carino, ragazzi. Cioè, magari voi siete amanti dei touch, degli iPod, sì, degli iPod, degli iPhone, così, però guardate che carino che è. Adesso non si vedono i menu, però ha tutti i menu così colorati. Per me va benissimo, perché io comunque ho due telefonini semplicissimi, uno è questo e uno è sparito dal nulla. Vabbè. Non mi piacciono i telefoni, odio i touch perché divento matta. Mi piacciono i telefonini, innanzitutto un Nokia perché devo scrivere velocemente i messaggi, mando molti messaggi, e poi appunto poco costosi perché mi cadono spesso, li tengo nella tasca del camice, spesso mi chino un po', dopo si spaccano, quindi comunque insomma investire in cellulari costosi, questo alla fine mi è durato 2 anni, per cui alla fine io sono fatta così, insomma su certe cose non sono, cioè mi piace vederli, sì, però alla fine comprare un cellulare da 500 euro per poi usarlo per telefonare, mandare SMS non mi piace. Vedo che l'aura di tipo anima che si allontana dal corpo aumenta sempre di più. E vi dicevo, ho prorogato il giveaway, quindi potete continuare a partecipare. E state scrivendo dei nomi bellissimi. E i nomi tutti e due i nomi di chi vincerà sono già stati scritti. Non vi posso dire quante volte, quando e cosa, perché sono degli indizi, però entrambi i nomi sono già comparsi, quindi la o le potenziali vincitrici ci sono già, e avete scritto dei nomi veramente veramente molto belli. E
Poi farò un altro. Sto passando il palo in frasca, raga, perché sono un po' così, però prendetemi per quello che sono. E, voglio fare un altro video sulla Elf, perché sto per il mio progetto smaltimento prodotti, sto usando i prodotti dell'Elf che avevo ordinato in quel famoso ordine al 50%. Non mi sto trovando un granché bene, non penso che ordinerò tantissimo. Qualche prodotto forse lo riordinerò, però diciamo che ci sono certe cose che sono da panico. Cioè ci sono quegli ombretti in crema duo che veramente sono qualcosa di agghiacciante. Per non parlare di quello di cui vi feci la review che si era tutto sgretolato e mi aveva scorticato la palpebra. Cos'altro dirvi? Niente, vi saluto, vorrei fare un video ogni sera, però, cioè, magari una mezz'oretta me la potrei anche ritagliare, anche se c'è una marea di cose da fare, c'ho gli esami, c'ho una marea, veramente, raga, non avete neanche idea di, mi ci vorrebbero giornate di 82 ore cada una, perché veramente non si riesce a star dietro, però non posso sempre privare mio fratello del computer, adesso devo risolvere le mie cose, poi vi racconterò tutta l'iter. Cosa sto facendo con i computer per mettere a posto la situazione e quando salgo mi rimetto a posto queste extension perché veramente sono arrivata alla frutta, me le faccio staccare, poi mi faccio fare il colore sopra dalla mia amica Jennifer e faccio valutare a Valentina che è la ragazza che mi mette le extension se le fasce di capelli sono ancora riutilizzabili perché in realtà sarebbero riutilizzabili oppure se non le prendo di nuove. Soldi promettendo, sto risparmiando per questo anche. E per il resto, niente. Vi mando un grosso saluto. Non so neanche che titolo dare a questo video, però vi ringrazio per le iscrizioni che stanno aumentando. Vabbè, aumentano un po' per il giveaway, però a volte noto che aumentano senza che poi ci sia il commento al giveaway, quindi mi fa piacere. Vi ringrazio anche per i messaggi privati. E appena metto a posto il computer, partirà ufficialmente il canale sul bypass gastrico, sui disturbi alimentari, quello famoso, perché adesso non posso fare i video seri con la tuta così, voglio fare le cose fatte come si deve perché sono argomenti seri e ci tengo ad avere un pochettino più di precisione in questo. Nel frattempo cadono cose. Ah, è caduto il mio orecchino a forma di gattino. Guardate che bello che è. Vedete? Ho una passione per gli orecchini. E vi farò vedere anche prima o poi un video con tutti gli orecchini che ho. Adesso vi saluto, vi auguro una buona serata, un buon sabato. Io sto a casa perché devo studiare. E adesso vado a mangiare e poi mi metto un pochino a studiare. E domani faccio un salto in ospedale, pomeriggio, domani mattina studio, metto a posto un po' di cose in casa e si tira avanti. E se vi va di iscrivermi qua sotto mi fa sempre piacere. Un grosso abbraccio e grazie ai nuovi iscritti. Ciao!